Ehi là ciao ormai, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo episodio di Imperator Rome, episodio numero 48 se non vado errato. Allora, siamo in una discreta situazione. Aspettate un attimo, cosa sta succedendo? È morta Antigone? Crippio, è morta prima del del pretendente. Aveva 75 anni comunque. Lei non è messa benissimo come qualità, la madre era molto... Vabbè. Quel 9 in finesse ha recuperato tutto quello che non aveva la madre in finesse. Ok, allora, quindi dice che avremo dei problemi? È perché aveva una bassa popolarità. Nasce con 10 di corruption, non buono. Ha già una bambina, ok, Antigone, con la madre. Ok, però il discorso è che lui ha comunque parecchio sostegno da parecchia gente. Ah no, ma questo qua è l'altro. È il generale, il terzo Stratos. Legittimità? Meno 10%. Oddio. E continua a scendere perché c'è supporto per i pretendenti. E perché non è popolare. Porca miseria. È un gran bel problema. Però il supporto per i pretendenti non possiamo togliere. Cioè, abbiamo provato a toglierlo per un po', ma poi alla fin fine continua a... Aumentare la legittimità di 10 costa 25, aumentare la tirannia di 5. È un gran problema di situazione questo. Adesso abbiamo anche tutta quell'aggressive expansion da dover sistemare. Allora, facciamo un sacrificio agli dèi intanto che tanto di punti ne abbiamo da spendere. E mi sa che ci conviene starcene calmi per un po'. Ah, Hemimontus ci ha dato dei soldi, va bene. Grazie, cari. Allora, vediamo un attimo qua. Perché abbiamo 42.000 uomini tutti insieme? Kaiser. Si muove guerra? Non sono controllate da noi quelle. Dov'è che abbiamo tutte le nostre... Il fior fiore delle truppe ce l'abbiamo qua. Allora, facciamo che caricare questi 40.000 e portarli giù in patria. Potrebbero esserci dei guai molto seri in questo momento, dati dalla situazione attuale. Ci sono altri che possiamo spostare in questo momento? Mi sa di no. Faccio scendere questi mercenari. E poi manderò a prendere delle altre truppe dalla penisola ellenica perché non siamo per niente in una buona situazione. Ah, c'erano dei pirati, sì, vabbè, li abbiamo sconfitti facilmente.
stavo pensando, figuratevi, fossimo stati veramente in questa situazione, non saremmo mai riusciti ad andare a chiamare le truppe e poi farle arrivare prima che arrivassero loro. Mentre invece per fortuna noi possiamo convocarle subito senza avere il... da aspettare, insomma. Prendo attrito qua, no. Ok, allora. Andiamo alla nave lassù di nuovo. Una famiglia influente. Filetairos degli Elladidi. Proviamo. Spero che non ci si ritorca contro, ma in questo momento non possiamo tirare troppo la corda. Questi qua, perché hanno il Force March? Gli era rimasto probabilmente dall'ultima volta. Questi? Ah, ok, sì, perché c'erano i barbari in quella zona. Va bene. Se se ne stanno là tranquilli, tranquilli, va bene. Ma lui già... Ah, non sale, vabbè. Vada, dai. Oddio, c'è un generale che ci chiede la roba. Però sono per delle lealtà, porca miseria. Siamo già a meno 15 di legittimità. È una pessima situazione. Chi è Hind Kida? Ah, questa era la tizia che avevamo annesso, cioè l'altra volta. Cioè annesso, avevamo aggiunto la sua famiglia. Porca miseria, si è messi abbastanza male. Questi 21.000... Ah, questi 21.000 sono quelli che abbiamo fatto scendere nel dubbio. Se morisse questo saremmo tutti contenti. In realtà, sì, entrambi dovrebbero morire. Se possibile. È completamente sleale. La corruzione però è enorme, non possiamo agire in quel modo. Oddio, vuole altri soldati. Vada, siamo obbligati a stare a quello che ci dicono loro perché non abbiamo possibilità di
di fare altro, ma chi sono questi che lo sopportano? Porca miseria. No, c'è uno che è morto qua. Mettiamo un attimo in pausa, voglio vedere se ci sono delle invenzioni che possono aiutarci in questo momento. Sono tutti poco fedeli, però il problema è che sono poco fedeli perché la legittimità è bassa come non so che cosa. Allora, build roads, wrong culture, happiness, national slave output. Improve opinion maximum. Ah, posso fare strade? Ma da quando? Monthly loyalty. Questo non è male. Tribute income. Vada con questo. Cosa c'è sbloccato? All try anything. Cost. Non ci aiuta quello. Porca miseria. Cioè possiamo spendere tutto per avere i. Questo non è realtà. Questo non è realtà. Questo non è realtà. No. Sono tutti che non possiamo più fare nulla. Ah no, ne è mancato uno. Appena hai detto che modifichi il discorso, per cui dopo torno a preferire l'altra. Questo è il capo dei mercenari. Non possiamo più fare niente. Questo è l'ultimo. Però comunque si è messo nel senso molto male. E però il pretendente ha un sacco di supporto, anche perché abbiamo una bassa legittimità, quindi tutti hanno una bassa lealtà su di noi. Non c'è un modo per aumentare qua, magari tramite legge. Che casino. Che è successo? Ehi, morale. Monthly loyalty più 0,10. Pro corruption più 0,05, no. Più polarità, più polarità. No, voglio mettere un attimo in pausa, se possibile, ok. Legittimità più 0,05, già ce l'abbiamo quello. Questo è più 0,10, però non ci aumenta così tanto, cioè non ci risolve il problema. Potrei massimo provare a far passare questa. Per 306, però più 0,10 di.
Vabbè, già aumenta di 0,20. È un gran bel pasticcio, sperando che non ci si rivoltino contro i tizi. A parte che possiamo comprare un sacco di mercenari qua, però non abbiamo modo di sistemare le cose, sembra. Potremmo magari importare. C'è qualcosa che ci fa importare che ci aumenta in population vitale. No. Growth. Sono National Manpower, National Happiness. No, non vanno a sistemare queste robe qua. C'è troppa gente che supporta i pretendenti. Però la legittimità negativa ci sta davvero uccidendo tantissimo. Chi è questo qua? Oddio. Mio fratello. Ha tantissimo supporto. No, no, non ha supporto. No, questa qua è la lealtà che ha nei miei confronti. E questi, questi due qua che hanno tanto supporto. Cioè, questo ha 34 persone che lo supportano. Il problema è che qua si continua a diminuire. È morto? Perché questo continua a dire meno 0,80? Perché sono passati tutti a sostenere il fratello invece. Quest'altro qua, porca miseria. Perché non muore anche lui? È ancora ben messo di salute. Potrebbe viverci ancora 10 anni questo tizio qua. Chiettiamo questo. Che c'è un minimo fedele, speriamo. E che se non risolviamo la situazione qua continueremo a prendere. Ah, proviamo ad aumentarlo di 0,10. Ok, abbiamo due figli. Curiosità, se per caso facciamo altri figli, questi due spariscono dai successori? Boh. Action tax. Legittimità. Più 006, ma se mettessimo qualcuno di molto più forte, no, c'è qualcuno di molto più forte. Ok, facciamo che farla salire. Guadagna 5 di popolarità, che non è niente male. Facciamo? Vero che prendiamo della tirannia, ma Acribio, questo fa diminuire tantissimo la realtà invece. Senti che ci abbiamo solo rimesso con questa storia qua, eh? Il supporto ai pretendenti è calato, se non altro. Però ce n'è tantissimi che supportano Artemidoso. Ma perché? Perché solo per il fatto che è un uomo? Prominence 100%. È poco popolare? Perché c'è tutti che lo supportano se è così poco popolare? Citizen, freeman, slave.
Dov'è questo Sebaste? Sebaste. Ma scusa, no, quella scusa qua è in Frigia. Sabaste. Ok. Ah sì, no, è quello che abbiamo preso dalla Lemmia. Facciamo dei freemen? Cioè dei citizen? O degli slave? Non abbiamo slave, no, facciamo due slave. Ci sta. Potremmo così minacciare la guerra alla Blemmia. Ci danno su Brighton. Ottimo. Oh man, cosa che c'è qualcosa che possiamo. Ma andiamo sui research points. L'accesso militare della Macedonia, cosa sta succedendo qua su? Con chi sono in guerra? Cipro, Arados, Liberni, Emilia e Oxuatia. Boh. Managgia, Roma si sta crescendo. La Taulanti anche. Dovremmo picchiare la Frigia, però. Il problema è che ho dei generali non posso fidarmi. Bagni crafty. Più 10 di lealtà ci potrebbe servire in questo momento. Sì, piuttosto che dei soldi in più, che tanto comunque ne stiamo guadagnando parecchi in questo momento. Guadagniamo 16 al mese. Come si è messi con i nostri governatori? C'è qualcuno che c'è infedele? Le province ci sono tutte abbastanza leali. Il problema sono le persone. Continua a scendere così in fretta? Sì. La corruzione non si può eliminare, mi sa. È una cosa che resta per sempre. Cribbio, il crafty ci ha dato ancora più corruzione? È un bel problema. Direi che per questo episodio è tutto. Ci vediamo nel prossimo, sperando che qualcuno che deve morire muoia. Ciao a tutti e buona giornata.